Buon sabato amici celiaci, oggi vi regaliamo una ricetta direttamente dal ristorante Mamma Rossa insieme al nostro chef Franco Franciosi. Buongiorno, ciao Jennifer. E ciao Francesco Jennifer. D'Alessandro. Buongiorno. Oggi ricetta pensata per i nostri amici celiaci. Ricetta rigorosamente senza glutine, il protagonista è il riso e devo dire che il nostro chef Franco è veramente bravissimo a fare i risotti. Io guarda, non temo nel dire che uno dei risotti più buoni che ho mangiato è stato proprio qui, quello con il, non mi ricordo se era con il cacio cavallo. Era una cosa messo sopra e poi l'avevi praticamente bruciato, era una cosa da provare. Speriamo di ripeterci. Ah, ma io ne sono certa. Anzi, sono io che chiedo sempre al nostro chef quando vengo qui di fare un risotto perché lui è veramente bravo. E il risotto non è molto, non è una cosa facile da fare. Beh, è un piatto dove c'è bisogno di tecnica. Tecnica e anche ovviamente il brodo deve essere buono. E la spiegheremo. Bene, bene, sono tutta orecchia. Tu sei pronto, Francesco? Beh, tu oramai sarai bravissimo. Io lo seguo, qui. Però. Allora, iniziamo. Brodo vegetale in questo caso perché faremo un risotto di erbe e verdure spontanee. Quindi abbiamo brodo vegetale, questa cicoria selvatica che si chiama qui in dialetto matrona. Matrona. Con i gambi della cicoria abbiamo fatto questa crema verde, semplicemente frullando i gambi con un po' di brodo vegetale, del pecorino di Anversa, burro di Campofelice, altre erbe spontanee che poi descriveremo, riso carnaroli e una crema di pecorino sempre fatta con del pecorino frullato con del brodo vegetale, semplicissimo. Quindi il risotto non è abruzzese, ma noi l'abbiamo abruzzesizzato perché andiamo ad introdurre tutti i prodotti del territorio. Quindi il pecorino di Anversa degli Abruzzi, le erbette spontanee, insomma, veramente. Allora, iniziamo. Iniziamo. Prima cosa, il riso va tostato. Riso è un cereale, quindi è una massa di amido, uno zucchero. La tostatura è importantissima perché caramella la parte esterna del riso, creandogli una specie di corazza, così che il riso in cottura non si sfalda, quindi rimane integro, perfettamente al dente. E quindi ovviamente la tostatura si fa senza aggiungere niente, quindi non con l'olio. Ci sono varie teorie. E sono tutte buone. Sono noi tutte lo facciamo buone. Senza nessun tipo di grasso. Questa tu tostatura preferisci sì. Questa? Sì. Quindi lo facciamo arrivare a temperatura. Quando lo toccate sentite che è molto caldo, va bene? Il riso è pronto. C'è anche un altro modo per capire quando il riso è perfettamente tostato, è che cambia rumore. Ah, ce l'avevi si vetrifica detto. Sì. E fa un rumore proprio vetrificato. Ok, ok. Già comincia ad essere bello caldo. Mettiamo altri 30 secondi. Guarda, io mi incanto a vederti, sai, mentre fai questa cosa. Sì, è molto bello fare il riso. Sì, a me, devo dire che io preferisco il riso alla pasta. Anche tu, giusto? Ricordo bene? Ricordi benissimo. Io non sono tanto per la pasta. Non so se si riesce a sentire come già ha cambiato rumore. Sai quando si sente? Quando lo lasci cadere, si sente ancora di più. Benissimo, il riso è caldo, è pronto. A parte che arriva anche il profumo. Esatto, si comincia a sentire proprio il profumo di amido tostato. Sì. Andiamo a sfumare con brodo che deve essere sempre bollente. Brodo di? Vegetale. Vegetale. Sedano, carota e cipolla. E basta. Sì. In questo caso possiamo dire che questo piatto, oltre che essere un piatto per celiaci, è un piatto anche per vegetariani. Vedete, il riso va sempre mantecato, girato. Non deve mai affogare troppo nel brodo né soffrire di sete, quindi ci deve essere sempre la giusta quantità all'onda. Di liquido. Esattamente. Non dimentichiamo anche che la farina di riso, ad esempio, per i dolci, secondo me è... Sì, è ottima. È vero? Sì, anche perché la fa diventare molto... se si fa una frolla, qualsiasi, sì. Molto croccante sì, la rende. Sì, friabile. Sì. È vero. Vi do un altro consiglio. La farina di riso è ottima anche per la frittura, per la tempura. Ah, sì, è vero. Perché non avendo glutine, il glutine crea elasticità. Non avendo glutine... Croccante. Risulta molto croccante. Wow, sì, è vero. Che bella dritta che ci hai dato, Franco. Quindi anche per le nostre pastelle, anche per fare, non so, le verdure pastellate. Sì, pesce, usate la farina di riso. Franco, come ci troviamo? Eccoci qua, ci troviamo a tre quarti di cottura. Possiamo sì? aggiungere la crema fatta con i gambi della cicoria. Questa è semplicemente cicoria sbollentata, sì, messa in acqua bollente e poi raffreddata in acqua e ghiaccio per il colore, giusto? Adesso Francesco aggiungerà anche delle foglioline di cicoria a richiamare che cosa è questa crema verde. Che bel colore! Hai visto che bello? Bellissimo. E si mette alla fine appunto per non fargli perdere la tonalità di verde intenso.
è bellissimo. Se altrimenti tende a diventare un po' marrone. Esattamente, io dico verde oliva. Sì. Ci siamo quasi. Veramente altri 30 secondi per far assorbire bene la parte verde al riso. Sì. Quanto sei bravo a fare risotto, Franco, guarda, già è regoliamo cremoso. Di sale, grazie Jennifer, sei troppo buona. No, no, io dico il vero, veramente. Sarà che è una mia passione, quindi mi incanto veramente quando vedo che son pochi gli chef che si cimentano qui e non è facile farlo. Secondo me non è facile. Ci siamo. Ci siamo. Spegniamo. Però adesso abbiamo altre operazioni importanti, esatto, da fare, giusto? Adesso c'è l'operazione, forse una delle operazioni più importanti del risotto, è la mantecatura. La mantecatura con il burro. Quindi mettiamo adesso un pezzettino di burro. Ok, quindi con gradualità, non tutto insieme. Il resto lo metteremo alla fine. Aspettiamo che il burro si sciolga. A questo punto possiamo mettere il formaggio subito. Perché nel riso possiamo mettere il formaggio subito? Perché il riso è una massa ricca di amido. L'amido è un anticoagulante, quindi anche se la temperatura del riso è molto alta, il formaggio non filerà, ma cremificherà. Ok, ah, vedi quanto è. Effettivamente avevo notato che questo formaggio del riso non faceva questa cosa, non mi sapevo spiegare il perché. Vedi, oggi mi hai dato una risposta ad una domanda che mi sono fatta più e più volte. Sì. Giuro. Come arriva un profumo? Io dico però comunque il risotto senza formaggio non si può fare, secondo me. Cioè, a meno che non sia un risotto di mare. Finiamo con tutto il burro. Però anche lì bisogna trovare qualcosa che faccia mantecare in qualche modo, magari ci sono altre tecniche, altre cose. Beh, lì sì, lo facciamo con l'olio extravergine d'oliva. Ma è diverso. Sì. È diverso. Sai che c'è là il gel che c'è nel pesce che crea quella cremosità? Sì, è vero, è vero. Quindi metteremo un po' di riso. Adesso vedrete Francesco come lo batte. Che profumo che arriva, Franco. Lo battiamo per stenderlo. Mettiamo un po' di crema di pecorino. Ecco, questa l'abbiamo realizzata come, Franco? Semplicemente pecorino? Frullando il pecorino con un po' di brodo vegetale. L'importante è che il brodo vegetale sia a temperatura che non supera i 70 gradi. Okay. Ora aggiungiamo qualche erbetta a riprendere questa sensazione di selvatico. Queste le possiamo mangiare, sì? Tutte commestibili sono. Fiorellini commestibili, questi sono fiori di senape selvatica. Wow. E questo invece? Fiori di broccoletti selvatici. Ah, che belli. Ma che bello, questo è un piatto, anche se siamo in autunno, a me fa pensare alla primavera, Franco. Ah, è vero, sì, perché è molto verde. È bellissimo. Fiori di borragine. Fiori di borragine, sapete che sa di ostrica? Sì, sì, credo che me l'hai detto sempre tu. Questa cosa me l'hai detta tu. Forse è la prima volta che ci siamo conosciuti. Del finocchietto selvatico. Eccolo qui. E questi cosa sono? Fogliolini di spinaci? Spinacetto no, selvatico. Spinacetto selvatico, sì. Ok. E questa è? Borragine? Questa no. È tarassaco. Tarassaco, wow. Selvatico sempre, giusto? Sì. Selvatico, del vostro orto qui, perché insomma voi non potete vederlo, ma proprio a fianco a noi c'è il loro orto. E il risotto è pronto. Franco, è una meraviglia. Grazie. È veramente una meraviglia per gli occhi e credo che per il palato lo sia ancora di più. Lo vedremo. Grazie. Grazie a te, Jennifer. Grazie, Jennifer. Grazie ai nostri chef, grazie ai nostri telespettatori per essere stati insieme a noi. L'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano. Ci vediamo domani per il consueto appuntamento della domenica con la pasticceria di Rete 8. A grazie domani. A tutti. Grazie. I dolci sono buoni, piacciono quasi a tutti. Importante che non sono presenti tutti i giorni nella nostra alimentazione. Inserirli domenica dopo pranzo è uno sgarro che possiamo fare.